Grazie. Bene, un saluto a tutti, bentrovati. Non perdiamo tempo perché il tempo questa volta ci deve dare una mano a comprendere sempre di più. Passo la parola al sindaco di Morcone, Luigino Ciarlo, per i saluti. Buongiorno a tutti e grazie per essere qui tutti, ma in particolar modo a lei, diciamo, non soltanto perché quel giorno era in quella macchina, con tutto quello che ha rappresentato per la storia del paese intero, ma per quello che giornalmente lei sta facendo. In questi 30 anni, diciamo, basta ascoltare e guardare anche nei vari programmi, diciamo, nelle varie partecipazioni che ha avuto presso le scuole, diciamo, emerge tutta quanta la necessità di parlare della mafia non con il ricordo del passato, ma con quello che è il futuro. Io sono rimasto allarmato quando qualche giorno fa il Presidente del Consiglio ha detto la mafia ha cambiato, oggi è nei consigli di amministrazione. Questo è il termometro di quella che è la preoccupazione che dobbiamo avere tutti quanti noi. Io mi ricordo quel giorno di 30 anni fa, avevo la vostra età e non avevo la consapevolezza che quel giorno cambiava la storia di questo paese, perché emergeva la rappresentazione di quella che è la mala politica. Dietro quell'immagine che abbiamo visto lì dietro, dietro i messaggi che ci sono nelle canzoni che abbiamo ascoltati, c'è un messaggio particolare che deve passare, che deve essere la rappresentazione del futuro. Dietro quello c'è la mala politica, è nei gesti di ognuno di noi che ci sono gli antidoti e ci sono i messaggi che devono passare per non permettere alla mafia di tornare. Oggi la mafia, e non dobbiamo parlare soltanto di mafia della Sicilia, come lei giustamente dice, la mafia non sta solo in Sicilia, la mafia sta in tutte quante le zone del paese. E qui nasce la domanda che da sindaco di questa comunità le voglio fare: quali sono gli indicatori per una piccola comunità anche dell'entroterra campana che fanno emergere quali sono gli indicatori della mala politica, della mafia? Noi non dobbiamo aver paura di parlare di mafia, non dobbiamo aver paura di parlare di camorra, perché oggi c'è, ancora c'è purtroppo, e c'è purtroppo perché, e sono contento che stamattina quando ci siamo fermati qualche secondo fa lei mi ha detto nell'ultimo periodo dal 6 maggio è cambiato qualcosa, perché sono stato chiamato a rappresentare il mio pensiero davanti a tutti quanti i procuratori antimafia. Ma pensate una cosa, che per 30 anni chi raccontava la mafia in un determinato modo molte volte non è stato nemmeno invitato quando si dovevano commemorare coloro che avevano rappresentato la battaglia per la mafia. Io con questi messaggi, diciamo, vi voglio lasciare, sarò attento, ascolterò, cercherò di capire e di stare attenti quali sono le azioni che noi amministratori delle nostre realtà dobbiamo mettere in atto per non permettere che la mafia, che la politica, che la cattiva politica possa tornare a rappresentare anche i nostri territori. E su questo noi ci baseremo, e ci baseremo con, non soltanto con le parole e i messaggi, lo faremo con quello che giornalmente saremo costretti e faremo, con le azioni, facendo i concorsi seriamente, utilizzando le risorse pubbliche in modo corretto, avendo rispetto di quelle che sono le istituzioni, pagando le tasse. Questi sono i messaggi. Dietro le belle parole si nascondono le azioni che ognuno di noi deve mettere in atto, e questo non lo faremo. E quindi concludo ringraziandola di nuovo per quello che ancora lei dovrà fare per tutte quante le comunità, per tutta quante l'Italia, e spero che questa inversione di rotta diventi qualcosa di importante per tutto quanto il paese. Grazie. Grazie al sindaco Ciarlo. Tocca all'assessore alla cultura del comune di Morcone, Giulia Ocone.
Buongiorno a tutti e benvenuti agli ospiti, a Giuseppe Costanza, quale testimone d'eccezione della giornata. Sarò brevissima, come dicevamo in partenza, proprio perché è importante lasciare insomma, la parola a chi può darci veramente un contributo di quello che ha vissuto. Il sindaco, tra l'altro, non ci eravamo messi d'accordo, ma ha parzialmente anticipato quello che io volevo dire. Ovviamente ci tengo però a dire due parole perché la storia di tutti gli uomini che hanno combattuto la mafia nelle loro diversi ruoli, quindi da autista, perché anche l'autista che sa il pericolo che sta andando incontro e continua a fare quel mestiere sapendo che potrebbe rimetterci la vita, è comunque un eroe al pari di chi insomma viene nominato più frequentemente. E questi uomini hanno segnato la mia vita, perché quando ho finito il liceo, perché so che c'è anche il liceo scientifico, quando ho finito il liceo ero talmente provata, e lo sono ancora perché prima mi sono messa a piangere vedendo queste immagini, e questa è una reazione che ho sempre avuto nei confronti delle ingiustizie, nei confronti di chi davvero ha messo la loro vita davanti per difendere la legalità. Ho scelto di fare giurisprudenza, per anni ho stato anche in magistratura, mi sono messa poi a un certo punto in politica, ma l'ho fatto per lo stesso motivo per cui mi sono iscritta a giurisprudenza, perché volevo difendere la legalità e le cose giuste. E poiché si annida anche nelle amministrazioni, anche nella politica, nella mala politica, l'illegalità, ho pensato che potevo dare il mio contributo anche facendo politica nel modo giusto. E quello che diceva prima il sindaco, e lo dico ovviamente, porto quella che è la mia esperienza, che non può essere alla pari loro, però vi dico che quando noi facciamo i concorsi, onestamente, quando dobbiamo assumere i vigili, come è successo, quando assumiamo un impiegato del settore amministrativo, e la gente in mezzo alla strada ci dice che siamo degli sciocchi, perché abbiamo fatto di concorsi onestamente e sono venute delle persone di fuori paese, con tutto che mi dispiace, perché sono la prima che ha deciso, non mi dispiace per loro, mi dispiace che non vince un ragazzo del posto, perché sono la prima ad aver scelto di stare qua e a volere che le persone continuino a stare qua. Ma io so che ho fatto la cosa giusta, perché non ho prestato il fianco alla corruzione, non ho prestato il fianco all'illegalità. Ragazzi, e questo è quello che dovete fare anche voi, dovete scegliere di perseguire quelli che sono i valori, quindi non soltanto parlarne e riempirci la bocca, ma i valori di legalità, di onestà, di sacrificio che i giudici come Falcone, Livatino ci hanno insegnato, e che Borsellino, e che vediamo quando vediamo video come questi, cioè i loro valori, i loro sacrifici devono davvero essere nella nostra quotidianità. Nessuno ci deve vendere i diritti, quelli che, come piaceri, quelli che sono diritti. Quindi il mio unico messaggio è questo: sappiate difendere la legalità, portate avanti i valori di cui oggi parleremo con convinzione, e sapendo che la rivoluzione, che la difesa della legalità parte ogni giorno dai nostri comportamenti quotidiani, quindi aiutando la lotta alla mafia e all'illegalità. Grazie e buon ascolto. Tocca a Giovanna Leggeri, che è dirigente dell'Istituto Comprensivo Edoardo De Filippo. Si sente? Sì, adesso sì. Allora, il mio ruolo è quello di rappresentare la funzione fortemente educativa della scuola in questa tematica. Innanzitutto io volevo ringraziare, un onore per me, l'ho già salutata prima, è un onore e anche una fortissima emozione, perché ci siamo visti 5 anni fa e lei è la testimonianza di come si possa combattere contro il degrado delle coscienze, contro l'indifferenza,
contro il sonno, diciamo, nella ragione. Lei, insieme a tanti testimoni che vanno nelle scuole e che affrontano, portano l'esperienza drammatica diretta, veramente è una preziosità morale. Grazie, grazie. E dicevo, ritorno un attimino qui, veramente le immagini sono impresse nella nostra memoria, la memoria, come ha detto il dottore Cataldi, come hanno detto chi mi ha preceduto, le persone che mi hanno preceduto, è dovere, perché senza memoria noi non abbiamo, è come se fossimo un albero senza radici, abbiamo un dovere morale di ricordare l'operato nobile di chi ci ha preceduto e di chi ha dato la vita perché si affermassero i principi di libertà, di democrazia e di convivenza democratica. E qua mi inserisco nel ruolo della scuola, perché la scuola ha il compito di istruire, ma anche di formare, di educare, di strutturare le coscienze morali degli alunni, i futuri cittadini del domani. La scuola al suo interno ha una cultura organizzativa, disciplinare, trasversale, che tocca i temi della legalità, dell'inclusione, del valore dell'alterità, della lotta alla sopraffazione, all'arroganza. La scuola è testimonianza di equità, di trasparenza, educa le nuove generazioni a questi valori fondamentali. E quindi voi capite quanta responsabilità noi operatori della scuola abbiamo nel formare i cittadini. Qui abbiamo una bellissima platea di ragazzi, a cominciare abbiamo una rappresentanza della scuola primaria, gli anni di quinta. Poi abbiamo l'istituto comprensivo, le classi della scuola secondaria di primo grado e c'è, vero Paolo Moretti, c'è il liceo. Quindi c'è, nei vari gradi, c'è tutta la formazione dei cittadini del domani e tutti noi dobbiamo lavorare come facciamo nel quotidiano per dare loro saldi radici morali, perché poi possano orientarsi bene in senso etico nel mondo circostante. Antonino Caponnetto diceva sempre che la mafia temeva più la scuola che la giustizia, perché tagliava le gambe. E anche Bufalino diceva, la mafia, amico di Sciascia, diceva, la mafia sarà sconfitta da un esercito di maestri. Quindi torno sempre alla corresponsabilità e alla responsabilità diretta degli agiti dei docenti, che hanno questo delicato compito di prendere per mano e accompagnare in questo percorso i loro alunni. Chiudo dedicando a tutti i ragazzi, e sottolineo i futuri cittadini, un compendio di frasi, un discorso che fece il giudice Caponnetto, rivolto proprio a voi ragazzi che avete il futuro nelle mani e che potete dare una svolta etica alla società, alla vostra vita, alla società intera. Ascoltate ragazzi, allora ragazzi, godetevi la vita, innamoratevi, siate felici, ma diventate partigiani di questa nuova resistenza dei valori, la resistenza degli ideali. Non abbiate mai paura di pensare, di denunciare e di agire da uomini liberi e consapevoli. State attenti, siate vigili, siate sentinelle di voi stessi. L'avvenire
è nelle vostre mani, ricordatevelo sempre. E allora io aggiungo, come dono che possiamo fare, come monito a questi ragazzi, noi cosa possiamo dare? Possiamo dare attraverso l'educazione, possiamo dare ai nostri alunni le radici della responsabilità e le ali della indipendenza, indipendenza soprattutto di pensiero, di mente e di coscienza. Auguri ragazzi, auguri a voi. Grazie. Grazie. Tocca al professore Paolo Moretti dell'Istituto Superiore Don Peppino di Ana di Morcone. Eccomi. Buon dia a tutti. Porto i saluti del nostro dirigente, dirigente dell'IS di Ana, Istituto di Istruzione Superiore, Don Peppino di Ana, che ha la sede centrale qui a Morcone e altre tre sedi disseminate nel territorio. Il professor Giovanni Marro mi diceva di sottolineare il vivo compiacimento, che non è un termine accessorio in queste circostanze, è denso di significato, perché quello che stiamo vivendo è una spinta, sollecitazione, chiamatela come volete, ad essere semplicemente persone oneste e credibili. È questo che personalmente mi colpì prima della strage di Capaci. Noi piangemmo quando fummo raggiunti dalla notizia della morte di Aldo Moro, grandissimo statista, non l'unico di certo. Piangemmo perché era una di quelle persone e non l'unica che ci colpì e ci colpiva. Poi anche Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, tutti i nomi che si sono susseguiti in questo bellissimo corto che abbiamo avuto modo di apprezzare, sono state tutte persone, lo sono tuttora, persone finemente preparate, e quindi ecco qui lo studio, e poi credibili, cioè quello che è stato parte integrante della propria vita, l'hanno vissuto, ed è questo che ci colpiva. E me personalmente colpisce tantissimo il fatto di sollecitare, ed ecco questa una delle tante occasioni, a conoscere innanzitutto ciò che è il volto del buon cittadino, la Carta Costituzionale, l'articolo 54 nella prima parte, tra di voi molti certamente lo conosceranno, dice, sollecita ciascuno di noi ad essere fedeli alla Repubblica, che non è roba altrui, è nostra, la nostra Repubblica. Nella seconda parte i padri costituenti, magnifici, sollecitano particolarmente chi ha un ruolo di responsabilità amministrativa a vivere il proprio ruolo e compito all'insegna, diremo, del bene comune, con dignità ed onore. Ecco l'onestà. Questo personalmente recepisco come messaggio ogni volta che vengono riproposte immagini che si sono susseguite. Mai dire mai. Chissà, può nascere attraverso una manifestazione, evento, circostanza di questo tipo, l'amore e la passione nell'essere fedeli alle istituzioni, attraverso uno studio convinto, fatto con determinazione. È proprio vero, non mi stancherò mai di ripeterlo, innanzitutto a me stesso, giornalmente. La cultura rende liberi, liberi per davvero. Grazie. Grazie al professore Moretti. Tocca alla dottoressa Serena Ucci, che è docente di diritto penale presso l'Università Giustino Fortunato di Benevento. Innanzitutto buongiorno a tutti, e volevo portare i saluti del magnifico rettore, che perché un comitante impegni istituzionali non è potuto essere qui con noi, nonché ringraziarvi per questo invito e per dare anche a noi la possibilità come mondo accademico
di poter dire la nostra su purtroppo un episodio che tutti quanti noi conosciamo. Ringrazio di questo invito perché, come riprendo il titolo della locandina, orrore e memoria, dobbiamo non dimenticare purtroppo questo orrore e capire che cosa dobbiamo fare anche noi come istituzione affinché possiamo in qualche modo sperare di combattere la mafia. Non vi nascondo che sono emozionata di sedere accanto a chi purtroppo è stato protagonista di quello che tutti noi ricordiamo, il 23 maggio del 92. Strage poi, oltre che di Capaci, strage di Via D'Amelio a distanza di pochissimi mesi. Due magistrati, due eroi che hanno cercato di combattere in modo coraggioso, appassionato, convinto la mafia che rappresenta una patologia, ovviamente, ma questo è chiaro, abbiamo avuto modo di vederlo anche nei filmati che poco prima abbiamo visto. La mafia rappresenta una patologia del nostro sistema. Due magistrati che hanno cercato di combattere il sistema, perché la mafia rappresenta una sottostruttura, è uno Stato a parte, non rispetta i principi del nostro Stato, come mi dice il mio maestro, Stato sociale di diritto. La mafia governata da regole sue proprie, ma questo non devo insomma dirlo io perché abbiamo avuto modo già nel corso di questa splendida mattinata di poterne parlare. La mafia che è governata da delle regole proprie, regole che sono regole improntate all'illegalità, non conosce legalità, si basa su principi quali il silenzio, l'omertà, accumulo, l'obiettivo delle associazioni mafiose è l'accumulo di ricchezza, ricchezza che poi reinvestono, riciclaggio. Si mantengono purtroppo su consensi politici perché cercano in qualche modo, attraverso degli atti corruttivi, di andare a inquinare l'intelaiatura politica. La mafia oggi esiste perché anche la politica purtroppo, e anzi siamo tutti contenti che negli ultimi anni sicuramente lo Stato qualcosa ha fatto. Io come penalista, è chiaro, come penalista, come docente di diritto penale, insegno la legalità a quelli che sono i miei studenti, la legalità in materia penale, articolo 25, comma 2 della Costituzione, articolo 1 del codice Rocco, legalità, la legalità che non dobbiamo dimenticarci, a volte la diamo un po' per scontato, ma in realtà la legalità è stata una conquista della nostra civiltà, della nostra società. La legalità è il rispetto delle leggi, la legalità è sottostare alle leggi. Solo attraverso una cultura della legalità possiamo tentare di combattere, ahimè, tutto quello che negli ultimi 30 anni il nostro paese ha dovuto vivere. Io mi trovavo in questi ultimi giorni a parlare, no? Sapevo di dover venire qui, diciamo, a dire la mia un po' sulla legalità, su questo sistema, a ricordare ovviamente chi con coraggio ha lottato per cercare di combattere la mafia. E diciamo, ero incuriosita, no, di poter prendere anche spunto di chi come me non è giurista e quindi di capire anche il non operatore, no, come la pensa. E siamo giunti alla stessa conclusione fondamentalmente, che sì, deve essere lo Stato a darci degli strumenti a combattere il fenomeno mafioso. E lo Stato qualcosa sicuramente ha fatto negli ultimi 30 anni, è chiaro, è intervenuto nel codice Rocco, il codice penale, ha introdotto il reato di associazione, no, delinquere di stampo mafioso, e ha introdotto nell'ordinamento penitenziario l'articolo 41 bis che subito dopo la strage di Capaci è stato esteso anche a coloro che si macchiano di questi gravissimi reati, e con tutto il sistema delle misure di prevenzione, che sono delle misure, no, che diciamo lo Stato prevede anche per chi è meramente indiziato di appartenere ad un'associazione tipo mafiosa. Lo Stato sì è intervenuto, sta intervenendo, lo Stato che è intervenuto diverse volte con aumenti, no, delle sanzioni, aumenti dei limiti edittali. Però con questa persona importante con cui ho parlato in questo fine settimana mi sono resa conto che alla fine non è soltanto attraverso la repressione che noi possiamo avere la speranza di combattere un sistema del genere. E quindi io sono completamente d'accordo con chi mi ha preceduto, con il sindaco, con la dirigente, che l'unico modo per poter combattere questo sistema è, diciamo, cercare, no, alle generazioni future, sono loro la nostra speranza. Sono loro il nostro futuro e dobbiamo in qualche modo educare gli adolescenti a una cultura della legalità, una cultura dell'antimafia. Dobbiamo inculcare loro il messaggio che non bisogna mai
agire per vantaggio, ma agire con coraggio. Dobbiamo inculcare alle generazioni future che la giustizia non è un'illusione, ma c'è, che ci sono persone, i magistrati, le forze dell'ordine, che combattono tutti i giorni affinché possa essere estirpato e sradicato un problema del genere. L'unico obiettivo da docente, lo dico in maniera ferma, convinta, sì, l'istruzione è importantissima, le future generazioni. È su di loro che dobbiamo puntare, è sull'educazione a una nuova cultura, una cultura dell'emarginazione del mafioso, del camorrista, non a una cultura che quello sia il comportamento giusto, ma partire proprio anche dai piccoli contesti sociali. Noi viviamo in Campania, Campania anche sappiamo benissimo che è un problema importante, no? Quello della camorra. E quindi secondo me l'unico modo per poter avere speranza in un futuro di poter eliminare questo sottosistema è puntare sui giovani, è puntare sulle future generazioni, è puntare su una cultura che sia orientata totalmente all'antimafia. Grazie, dottoressa Ucci. Io, prima di passare la parola a Giuseppe Costanza, per me Peppino, me lo ha concesso lui, anche in virtù di questo incontro di 5 anni fa, sono passati già 5 anni, però non voglio dimenticare due cose. La prima, da ex docente con 43 anni di servizio, mi congratulo con i ragazzi per l'attenzione che ci stanno destinando. Ed è il risultato più bello, la vera lezione di legalità. Oltre a quella che è arrivata dalle parole della dottoressa Ucci e di Peppino Costanza, la state dando voi, perché anche questo, ascoltare gli altri, avere rispetto per gli altri, è una cosa sempre da non trascurare. Un'altra piccola cosa, ringrazio Ruggero Cataldi che ancora una volta mi ha voluto qui in questo stupendo scenario e per un incontro di classe A, e ringrazio anche il grande assente che è il project manager, che è Antonio Viola, che per impegni istituzionali e scolastici non può essere con noi. Peppino, questi hanno visto un filmato. Ah, un'altra cosa, ragazzi, la curiosità vi porterà sicuramente a cercare questo libro che ha scritto Peppino Costanza con lo scrittore Tessarini. Ebbene, se avete una penna potete memorizzare questo. Il titolo è Stato di abbandono. Si trova nelle librerie, dove siete soliti comprare voi le riviste e i libri. Stato di abbandono, autori Costanza e Tessarini, l'editore è Minerva, per facilitare la ricerca. Un libro i cui proventi, se non mi sbaglio, vanno anche in beneficenza agli eredi, delle vittime della mafia. Abbiamo donato i proventi di questo libro a un giornalista che presenta Radio 24, da cui moglie purtroppo è venuta a mancare perché ha avuto un brutto male, ha fondato un'associazione ed è a loro che io e Tessarini abbiamo donato questi benissimo, proventi. Una precisazione doverosa. Adesso la prima curiosità che i ragazzi hanno, ne sono certo, è perché il titolo Stato di abbandono? Perché c'è stato uno stato di abbandono nei miei confronti per ben 23 anni. Perché quando le istituzioni che dovrebbero tenerci presenti si dimenticano che ci sono dei sopravvissuti, perché purtroppo in Italia se muori c'è qualcuno che si riempie la bocca, non perché non deve essere ricordato, e giustamente va ricordato, ma i vivi che colpa ne hanno se sono rimasti in vita? Allora in Italia bisogna morire. Questa è una lotta che ho portato avanti per tantissimi anni, però adesso le cose sono cambiate, perché cambiano gli uomini, cambiano le istituzioni. Io ho ricevuto una telefonata dal procuratore generale di Roma, invitandomi alla manifestazione che si è tenuta il giorno 6 maggio assieme
ai procuratori dell'Unione Europea, che erano tutti presenti. Guardate, è stata una cosa meravigliosa. Finalmente lo Stato, perché poi lo Stato siamo noi, siamo uomini, c'è chi si recepisce perché ha un bagaglio culturale tale da recepirlo, c'è invece chi ha un bagaglio vuoto e non lo riceverà mai, e quindi soltanto con il cambio generazionale, così come faceva presente poco fa Sandro, soltanto con il cambio generazionale possiamo debellare questa cultura che a volte diventa anche mafia, perché quando si emargina chi ha vissuto quei tristi momenti, che non sono soltanto del 23 maggio, perché guardate che io ci sono rimasto 8 anni col dottor Falcone, e non perché l'abbia scelto io, ma perché è lui che mi ha selezionato. E adesso entriamo nel merito, vi racconto che cosa è successo quel 23 maggio, perché il tempo destinato è poco e quindi devo stringere e fare un racconto saliente dei fatti più salienti. Il 23 maggio del 1992 ricevo una telefonata dal dottor Falcone a casa, perché lui non telefonava alle istituzioni competenti per comunicare i suoi spostamenti, ma mi chiamava a casa comunicandomi il suo arrivo per le 17:45 di quel giorno. Il mio compito era quello di allertare la scorta, ma faccio presente una cosa, non perché quegli uomini che sono caduti hanno fatto il loro dovere, ma voglio fare presente una cosa: la scorta di Falcone cessò di esistere a gennaio del 1991, quando lui andò a ricoprire il ruolo di direttore generale degli affari penali. Giustamente quella scorta non poteva rimanere inoperosa in attesa che il dottor Falcone scendesse una volta la settimana, quindi vennero impiegati per altri compiti. Questi uomini si sono turnati per 7 anni di continuo, erano sempre gli stessi. Quindi quando io telefono all'ufficio scorta, la scorta non esiste, e gli uomini che c'erano disponibili in caserma formavano la scorta Falcone. Io all'epoca avevo 45 anni, quelli che facevano la scorta Falcone erano per me dei ragazzi, ma non per questo vanno demotivati, anzi hanno fatto il loro dovere fino in fondo. Pensate che i 3 ragazzi che si sono salvati dietro di me sono scese dalla macchina e, armati la propria mitra, le proprie pistole, si sono messi a difesa e a tutela di noi stessi, perché pensavano che i malavitosi scendessero per finirci. Ecco, quei ragazzi si sono impegnati a proteggerci. Quindi quel 23 maggio ci ritroviamo in aeroporto, allora Punta Raisi, oggi Falcone Borsellino. Noi entriamo con le macchine dentro l'aeroporto, aspettiamo l'arrivo dell'aereo, che è stato puntualissimo. Lui non viaggia con un aereo di linea, ma bensì con un Falcon 10, Falcon 10 che è un aereo dei servizi. Quando si apre lo sportello, io mi accosto a quell'aereo lasciando il motore acceso. Scende in compagnia della moglie, Francesca Morvillo, anche lei magistrato. La dottoressa Morvillo, anche quando il marito non era presente, preferiva sedersi davanti, lato passeggero, perché dietro soffriva. Il dottor Falcone, onde evitare di stare seduto dietro e io alla guida, ha preferito mettersi accanto alla moglie, quindi si è posto alla guida. Dietro ci sono andato io.
Io mi sono seduto centralmente ai due sedili anteriori. Ci avviamo verso Palermo e incominciano le domande. La macchina è pronta? Quale macchina, direte voi? Bene, lui ha una sua macchina personale che ha deciso di portarsi a Roma perché a Roma camminava senza scorta e aveva bisogno di essere più autonomo. Gli ho detto che era pronta. Prosegue nel dirmi, io non mi fermo a casa perché ho un incontro con altri magistrati. Quindi mi invita ad accompagnare la moglie a casa e che ci saremmo rivisti lunedì mattina per riaccompagnarlo in aeroporto. Al che io gli chiedo, arrivato a casa, mi dà le mie chiavi? Perché ricordatevi, quando mi sono affiancato a quell'aereo ho lasciato il motore acceso, quindi le mie chiavi inserite, in modo che io lunedì mattina posso prendere le chiavi, la macchina. Ma lui è distratto, come se io gli avessi detto dammi le chiavi. Ha spento la macchina in movimento e me li porge. E io lo richiamo, gli dico, ma che fa, così ci andiamo a ammazzare. Lui si gira verso la moglie, incrociano lo sguardo, lei annuisce e lui mi fa scusi, scusi, reinserisce le chiavi nel cruscotto. Ora, questo suo gesto mi ha salvato la vita, perché la macchina è rimasta con la marcia inserita, quindi spegnendo il motore rallenta, ma rallenta di quanto non so quantificare. Però questo ha fatto sì che invece di andare a finire sull'esplosione ci siamo andati a cozzare contro, quindi c'è stato uno scontro frontale fra questo muro di detriti che si sollevava e la macchina che viaggiava, non so a quanto, saranno 100, 120, una cosa del genere. La bomba l'ha preso quella macchina che ci precedeva. Quella purtroppo è stata sbalzata in aria, ha sorvolato la corsia di ritorno e si andò a schiantare in un terreno agricolo. Quei ragazzi sono morti maciullati. Questo avveniva il 23 maggio del 92. Poi ci ritorniamo perché ci sono tante altre cose che devo dire. Ma mi interessa farvi sentire un'altra dichiarazione di Falcone. La settimana prima dell'attentato, scendendo a Palermo, perché il nostro incontro ormai era punto a raise, appena salì in macchina non si è saputo trattenere e mi ha dato questa notizia, questa informazione. È fatta, io sarò il procuratore nazionale antimafia. Ci organizzeremo a Palermo come ufficio e non ci muoveremo più con la macchina, ma bensì con un piccolo elicottero. E mi invitava a sostenere esami per prendere quel brevetto. Questo avveniva soltanto la settimana prima. La settimana successiva ci hanno fatto saltare in aria. E allora chi è stata? La mafia. Perché noi abbiamo il marchio indelebile che siamo dei mafiosi. Guardate che io sono un siciliano orgoglioso di esserlo e non sono un mafioso. Questo per dirvi che la strage di Capaci è un depistaggio. Depistaggio perché Falcone a Roma camminava senza scorta e se volevano colpire l'uomo lo avrebbero potuto fare in uno di quei vicoletti che lui andava per mangiare. Fatta a Palermo, chi è stata la mafia? Ma di quale mafia stiamo parlando? Di un manovale, di un carnezziere, di un allevatore di animali? Ma che capacità hanno di imbottire un'autostrada di esplosivo? Qui ci vogliono persone tecnicamente preparate per fare quel tipo di attentato. Quindi per me hanno preso la manovalanza quelli che si sono prestati a fare questa porcheria.
ma ancora gli autori, gli artefici di quella strage, io ancora li aspetto, perché non credo che saranno ben tutelati. Ma lo saprete, sapete quando? Perché io non ci sarò più, ci sarete voi però. Poi vi ricorderete di queste parole. Quando fra 30 anni i veri responsabili, gli ideatori di quella strage, non ci saranno più. Allora verrà fuori un barlume di verità, perché purtroppo in Italia c'è questo. È di meno, però c'è ancora, esiste questa resistenza. E guardate che la colpa non è di chi ha ardito questa strage o queste stragi. La colpa è nostra, la mia generazione, quella dopo di me, ovvero quella che è venuta la generazione dopo la mia. Ma sapete perché è nostra la colpa? Perché noi quando andiamo a votare non andiamo a votare per il merito di una persona, andiamo a votare perché si scende a compromesso. Andiamo, poi ti do, poi ci penso io, poi ti raccomando io, poi ti do. Questo è già un compromesso, già è un modo di mafia. Finiamola con questa porcheria. Stiamo attenti a chi diamo il voto, perché al Parlamento non ci vanno da soli, ce li portiamo noi, e se poi siamo rappresentati da persone, non tutti, perché non bisogna generalizzare, ma di persone che si sono inserite nell'ambito istituzionale, la colpa è nostra. Ricordiamocelo questo. Quando andiamo a votare, accertiamoci che siano persone per bene, persone corrette. Perché guardate che la mafia ormai ha cambiato pelle. Non si gira più con la coppola e la lupara. Ora si hanno cravatta, camicia e giacche ben vestite, e ricoprono un ruolo anche istituzionale. Quindi la mafia deve essere cercata altrove, non ancora a Palermo, e quando si vuole ammazzare a qualcuno lo si porta giù. Finiamola con questo modo di ragionare. Dunque, come sono andato a finire io nella scorta Falcone? Non certo per merito mio. Io sono arrivato all'ufficio istruzione nel 1984. L'ufficio istruzione adesso non esiste più. Dopo una settimana di tirocinio, perché mi hanno messo a ricevere il pubblico, però da quel tavolo vedevo passare spesso un signore con una barba folta che passava e non faceva altro che osservarmi. Andava in segreteria, ritornava e mi osservava. Dopo una settimana di questo tirocinio, la segreteria mi chiama: Costanza, ti vuole il dottor Falcone. Quindi entro nel bunkerino, perché quello è un bunker, trovo questo signore e capisco che chi era il dottor Falcone. Molto gentile, mi fa accomodare, dopo di ciò mi propone se io ero disponibile a guidare la sua macchina. La domanda mi è sembrata piuttosto strana. Comunque ho accettato. Mi sono reso conto perché di quella domanda, perché uscendo non c'era soltanto la macchina davanti, noi al centro e un'altra dietro, ma c'era una autocivetta. Autocivetta è quella macchina senza insegne militare, con dei militari a bordo che percorrono la strada prima di noi. In più si chiamavano due volanti, che uno apriva il corteo e l'altro la chiudeva. Inoltre c'è un elicottero che dall'alto sorvola e ci controlla tutta la zona. Quindi guardate che attenzione che c'era. Quindi ecco perché mi sono dato la risposta a quella domanda, se io ero disponibile a guidare la macchina. Non sono stati facili i primi periodi, però nel tempo poi ho recuperato e per me è diventata normale. Quindi quando la
Quando poi ho preso conoscenza della situazione, insomma, cosa succede? Il consigliere Caponetto, che era subentrato al consigliere Chinnici, di cui io ricordo la strage perché ero presente, il consigliere Chinnici è stato fatto saltare in aria con un'autobomba in via Pipitone Federico a Palermo. Io, sentendo il boato, ho alzato gli occhi al cielo e vedo una nube di fumo e polvere che si sollevava, e quindi mi reco in quella via per dare soccorso, perché pensavo a una fuga di gas in qualche appartamento. Arrivato lì mi sono ricreduto, perché era stata fatta saltare in aria un'auto imbottita di esplosivo, uccidendo il consigliere Rocco Chinnici, la scorta e il portiere di quello stabile. Ecco, questa è stata la prima strage che ho vissuto. Quindi subentra il consigliere Caponetto al posto del consigliere Rocco Chinnici. Il consigliere Caponetto avallava tutto ciò che Falcone proponeva. Questo durò poco, perché dopo poco il consigliere Caponetto andò in pensione. Però si pensava che Falcone ne avrebbe preso il posto, quindi concorse al CSM per ricoprire quel ruolo. Ma il CSM, Consiglio Superiore della Magistratura, ha preferito Antonino Meli. Perché? Perché era più anziano. Il consigliere Meli, quando prese possesso all'ufficio istruzione, evocò a sé i fascicoli di mafia, ritenendo, per questa è la versione ufficiale, ritenendo che tutti i magistrati dovessero poter far tutto. Di fatto, da quel momento in poi non esiste più il pool antimafia, perché a Falcone gli sono stati tolti. Quindi Falcone cerca un'altra strada e pensa di andare in procura a ricoprire il ruolo di procuratore aggiunto. Allora il procuratore capo era Piero Giammanco. Quando lui ha fatto questa scelta, io ho tirato un sospiro di sollievo. Perché? Perché io avevo una guerra in casa e una fuori. In casa perché? Perché dopo il fallito attentato alla Daura è stata resa pubblica quella storia, quindi la preoccupazione dei miei era notevole e pressavano. Quindi quando lui ha fatto quella scelta, ho detto: bene, lui se ne va, io rimango all'ufficio istruzione e finisco di rischiare. Ma non fu così. Mi chiamò e mi fa: io vado in procura, lei mi vuole seguire? Allora, è una domanda? Cioè, se un magistrato si espone a farti una richiesta del genere, non è certo per sentirsi dire di no. E l'ho seguito. Ma anche in procura lì le cose non andavano, perché Piero Giammanco non gli faceva fare nulla. Allora pensò di andare a ricoprire quel ruolo come direttore generale degli affari penali. Andò via a gennaio del 1991. Ma lui lì poteva fare benissimo il burocrate. Invece no, andò lì e andò a costituire quella struttura che oggi si chiama Direzione Nazionale Antimafia. Se abbiamo questa struttura, la dobbiamo a lui. E per me il movente di quell'attentato è dovuto a questa sua nomina, procuratore nazionale antimafia. Lo hanno ucciso perché qualcuno ha avuto tanta di quella paura che riprendesse quelle indagini interrotte nel 1989. Fallito attentato alla Daura, ricordiamocelo questo. Ma non solo questo. Il 19 luglio
del 1992 fanno saltare in aria con un'autobomba Paolo Borsellino, per lo stesso motivo, perché era lui il successore di Falcone e che ne sarebbe divenuto il capo della Procura Nazionale Antimafia. Questa strada non è stata percorsa, eppure io nel 1998 ho fatto istanza alla Commissione Antimafia per essere sentito, perché non ero mai stato sentito. È rimasta lettera morta. Rifaccio la stessa istanza l'anno scorso, finalmente vengo ricevuto e quello che sto dicendo a voi ho detto a loro. Però nel frattempo sono trascorsi 30 anni, di acqua ne è passata sotto il ponte. Le indagini fatte all'inizio sotto questa direzione avrebbero avuto probabilmente dei risvolti. Fatti oggi, chi lo sa che succederà, staremo a vedere. È stato di una precisione ancora una volta chirurgica. Vogliamo vedere se c'è qualche domanda da parte dei ragazzi, Peppino? Con piacere. Io vengo soprattutto per voi e per sentirmi fare delle domande. Certamente. Quindi... c'è un gruppo che deve lasciarci per problemi di pulmino e questo ci dispiace, però non ci possiamo fare nulla. Ci auguriamo soltanto che il nocciolo di quello che dovevate ascoltare sia stato ascoltato, quindi... Allora, c'è un intervento del primo cittadino di Morcone. Sali. Fatti dare un microfono, non c'è problema. Allora, oltre a ringraziare i ragazzi che vanno via, è doveroso per me ringraziare, se abbiamo avuto la possibilità stamattina di ascoltare le sue parole, questo è merito del dottor Ruggero Cataldi, che è, diciamo, ha coordinato e ha gestito tutto. Io mi ripeto sulla domanda che le ho fatto precedentemente. Nelle nostre comunità, quali sono gli indicatori che bisogna tenere in conto per avere diciamo, la certezza e il termometro che niente possa andare in una direzione sbagliata e quindi andare verso il malaffare? Soprattutto ai ragazzi voglio dire questo. Io dopo l'avvenuto attentato ho passato una visita medica non più idoneo a svolgere le mie funzioni. Giustamente non ero tecnicamente più preparato. E allora mi facevano fare il tappabuchi, un po' di qua, un po' di là, fai fotocopie, porta questo, porta quello. La cosa mi ha dato tanto fastidio, ma non mi sono rassegnato. Io sono un tosto nella mia vita. Sapete che ho fatto? Ho ripreso a studiare. Ragazzi, a studiare, ma non aspettare la raccomandazione. Io mi sono rimesso a studiare. Bene, ho vinto il concorso per cui mi sono preparato. Io oggi ricopro la in pensione, giustamente, perché ormai lo sono, di informatico. Io ho vinto un concorso di informatico e senza nessuna raccomandazione. Sapete che bello? È meraviglioso poter dire io mi sono realizzato io da me. Grazie, non lo devo dire a nessuno. Fatelo anche voi. Sì. Sì. C'è una domanda? C'è un'altra domanda di qui. Uno dei nostri ragazzi della scuola media. Va benissimo. Allora, lei ci ha detto che i giudici andavano a parlare nelle scuole. Dopo l'attentato, lei aveva paura insieme agli altri membri della scorta che magari potesse essere ucciso perché avevano ipotizzato che anche lei potesse poi andare a parlare nelle scuole oppure no? No, guarda, io non ho avuto mai paura perché ho messo subito in luce tutto ciò che conoscevo e conosco, informandovi. Una volta che non ho più segreti dentro di me,
che motivo ne hanno di uccidermi? Qualche cretino ci potrebbe anche stare, che dice vabbè questo ci ha rovinati, lo ammazzo, vabbè ammazzatemi pure, tanto guardate, io ormai ho 75 anni, i giorni che mi rimangono non lo so quanti siano, un giorno più, un giorno meno, non mi cambia la vita, ma io non cambio la mia opinione, informo tutti i ragazzi. Un'altra domanda, sempre scuola media, seconda. Se dopo l'attentato lei a causa, cioè gli ha causato qualche problema psicologico. Non sto sentendo, scusami, avvicinate un po' il microfono. Se dopo l'attentato, cioè l'attentato gli ha causato qualche problema psicologico. Sì, inizialmente ho avuto dei problemi, come se li ho avuti. Figurati che io, ritirandomi in una mia seconda casa dove attualmente vivo, per stare più tranquillo, quindi una casa di villeggiatura, non rispondevo più al telefono, non uscivo più, insomma, mi ero un po' isolato. Perché? Perché la notte non si dorme, si suda. Oggi di meno, però ho passato dei brutti momenti, però oggi l'ho superato. Ancora ripensando a quei momenti, c'è, sapete quando ci sono le farfalline che ti salgono su per la gola? Ecco, però riesco a dominarli, ma prima non ci riuscivo. Sicuramente ho migliorato parecchio. Ce n'è un'altra di domanda. Sì. Se da giovane lei ha conosciuto Giovanni Falcone? No, non sapevo nemmeno dell'esistenza di un magistrato così preparato, interessante, umano. Ti voglio raccontare un fatto particolare per descriverti l'uomo, non il magistrato, l'uomo. Io sono sempre a Punta Raisi e malgrado io sia un civile, ho la radiopolizia installata in macchina. La mia sigla era Quarto Savona 15 bis. E sono in ascolto radio quando comunicano avvenuto triplice omicidio a Bagheria, uccisi tre componenti della famiglia Marino Mannoia, il collaboratore di giustizia. Quindi quando lui salì in macchina l'ho informato, ha dato subito disposizione affinché si andasse a Bagheria, ma subito dopo si ravvede, dice no, dice questo è un modo per attirare anche noi in un acquato e ucciderci. Quindi attraverso quella radio comunico alla centrale operativa quali siano le nostre, il nostro obiettivo, e che si predispone una bonifica del percorso. Quindi altri uomini, altri mezzi percorrono la strada prima di noi. Arrivato a Bagheria troviamo tre persone uccise dentro una macchina. Nel frattempo arriva il procuratore Piero Giammanco, assieme al procuratore aggiunto Alfredo Morvillo. Dopo il rilievo del caso, il procuratore Giammanco, rivolgendosi a Falcone, gli fa: Giovanni, mettiti in un'altra macchina, che se succede qualcosa tu non sei in quella macchina, quindi fammi andare avanti a me, e lui mettersi in un'altra macchina. Bene, Falcone non ha esitato un attimo, ha risposto di botto, cioè no, io a Costanza da solo non lo lascio. Si è messo accanto a me e con molta cautela siamo tornati in procura. Allora, io sono medaglia d'oro al valor civile, di cui ne sono onorato di averla,
Però quelle parole dette da Falcone così istintivamente hanno un valore, un significato e un senso molto, ma molto superiore a quella medaglia stessa. Ecco chi è l'uomo, non il magistrato. Magistrato si ci diventa perché vince un concorso. Uomo o ci nasce o non ci sarai mai. Ragazzi, mi devo bere un po' d'acqua. Intanto se c'è qualche altra domanda. Sì, sì. Queste che abbiamo qui sono per davvero menti sopraffine. Sono queste qui. Il magistrato Antonino Caponnetto ha pronunciato questa frase: la mafia ha più paura della scuola che della giustizia. Che cosa vuol dire? Guarda, andare a parlare delle scuole, e non è iniziato Caponnetto, ricordiamocelo, Chinnici ha iniziato il rapporto con le scuole, andava nelle scuole, Falcone andava nelle scuole, Borsellino andava nelle scuole. Quindi già c'è una cultura in sé per portare conoscenza nelle scuole e formare con un bagaglio culturale ben diverso di forse quello che si faceva una volta, perché forse, chi lo sa, io sono stato un ragazzo come voi, nella mia scuola non ho mai visto un interesse così, una preparazione tale, i professori, i docenti, i presidi, che si interessano tanto alla vostra cultura. Io ai miei tempi questo non lo notavo. Però c'è un'altra cosa che devo, un'osservazione. Voi siete super fortunati, perché mentre io la storia la leggevo sui libri o i professori me la spiegavano, voi oggi state ascoltando chi della storia, perché per voi è storia, l'ha vissuto. È importantissimo, perché voi in questo momento state recependo un bagaglio culturale di chi l'ha vissuto, ed è una cosa bellissima. Ci sono uomini e donne definiti veri campioni di legalità. Che cosa hanno fatto per meritare questo appellativo? Guarda, io purtroppo provengo da un'esplosione e nell'esplosione anche il mio timpano è andato a farsi benedire, non del tutto, ma insomma, e quindi stento. Vorrei sentirti meglio, perché... Ci sono uomini e donne definiti veri campioni di legalità. Che cosa hanno fatto per meritare questo appellativo? Ma dipende, io giustamente non è che io posso dire di essere l'unico che vado nelle scuole, ce ne sono tanti, ma ognuno può parlare delle proprie esperienze. Io ho vissuto una tragedia, altri avranno altri motivi, non lo so quale, però sicuramente ognuno di loro si esprime per l'esperienza che ha avuto, o familiare o personale. Io ti devo dire una cosa, tanto per fare un piccolo inciso, io a casa mia non ho mai parlato nella mia famiglia di quello che facevo. Il mio lavoro rimaneva fuori dalla porta e questo è un obbligo che ognuno di noi deve avere quando svolge un servizio particolare. E quando sento dire mio padre, mia figlia, mio marito, mio fratello, mia sorella mi raccontava, a me mi cadono un po' i pantaloni, perché onestamente chi vive in questa attività non va a dire ad altri quello che fa, per un semplice motivo, perché io ne parlo in famiglia, io esco, mia moglie prende il telefono, chiama sua sorella, ah sai, mio marito oggi non è in casa perché deve andare a X posto, mi sta creando un danno, quindi per sicurezza io non dicevo mai niente a nessuno, perché non sappiamo chi ascolta dall'altra parte, perché i telefoni, guardate che i telefoni sono una trappola tremenda, Si parla fra te e me, ma nel frattempo c'è il terzo che ascolta.
Da che cosa nasce la criminalità? La criminalità... Allora, tutto nasce dall'interesse economico, perché tutto si svolge lì. Infatti, oggi abbiamo una legge da un bel po' di tempo dove si vanno a sequestrare i beni. Togliendoci i beni, togliendoci il capitale, il mafioso diventa zero. Quindi tutto è improntato sulla loro capacità economica. Ma quando questo gli viene tolto, non hanno più senso, questa è gentaglia e basta. Poi c'è un'altra cosa. Ora, con tutte queste attività che lo Stato ha messo in campo, abbiamo una rivoluzione da parte anche di chi era taglieggiata a pagare il pizzo. Molta gente ora si ribella, ma prima dove lo vedevate? Ecco, questo ha dato un segnale anche di rivoluzione cittadina, di cittadini comuni che dicono basta, non ne possiamo più. Ma questo quando è avvenuto? Dopo la strage del 92. Certo, ci si poteva pensare un po' prima. I due magistrati, Falcone e Borsellino, hanno fatto condannare molti mafiosi, però purtroppo sono stati assassinati. Se questo succede a chi cerca di combattere la mafia, significa che non verrà mai combattuta? Guarda, non ci sono più Falcone e Borsellino. Io non sono più dentro quel sistema, ma guarda che i magistrati che si impegnano ci sono e ci saranno sempre, perché tutti vogliamo che questa malerba secchi e secchi per sempre. Quindi stai tranquilla, ci sarà sempre chi opera per il bene di tutti quanti. Hai più paura della mafia o della morte? Di nessuno dei due. La mafia proprio la sto combattendo. Se io sono qui a parlare con voi è perché la combatto e non perché certo ho paura. Io non sto zitto e parlo. La morte, è la morte quando arriva? Beh, io già, io l'ho dato quello che dovevo dare. Che ben venga, che vuoi che te dica, purtroppo è una ruota che gira per tutti. Volevo chiederle la morale che noi dobbiamo apprendere dalla strage che lei ha vissuto. Ragazzi, la morale è una sola, per quello che vi compete a voi che siete ancora minorenni, di formarvi correttamente. Guardate che io ci tengo tantissimo nel cambio generazionale e se voi vi formate bene, io ne sarò orgoglioso, ma non soltanto da vivo, anche da morto. Bravo. Cosa fa di preciso la mafia? La mafia è purtroppo un cancro che cerca di mantenere l'ignoranza dei cittadini per poter usufruire di quella manovalanza. Perché pensate, voi nei quartieri malavitosi, quei ragazzini che colpa ne hanno se crescono in un ambiente poco pulito? Credo che si debba lavorare tantissimo per aiutare quei ragazzini, i vostri coetanei, che delinquono, ma non delinquono perché lo vorrebbero, perché nessuno di voi può avere questa idea. Soltanto che crescono in un ambiente piuttosto malsano e vengono sfruttati anche per vendere droga, fare piccole furti e lì bisogna intervenire tantissimo, perché non è, nell'ambiente più povero a volte c'è questa cultura, ma non lo voglio nemmeno dire cultura, dai, è una cosa che mi ribolle dentro.
questa soggezione di questi ragazzi che crescono. Però una cosa ve la voglio dire a chiare lettere. Ricordate Falcone e Borsellino? Sapevate dove vivevano, dove sono nati? Non lo sapete. Ve lo dico io, il quartiere La Calza, il quartiere più malfamato di Palermo all'epoca. Ecco, da quel quartiere malfamato sono venuti fuori due gioielli. Ecco perché bisogna aiutare questi altri ragazzi. Abbiamo finito? C'è una cosa che volevo chiedere io, visto che i ragazzi hanno esaurito, mi pare, le domande da fare. Voi vedete qua Peppino Costanza, vivo e vegeto, ci mancherebbe, però io vorrei tanto che lui elencasse un po' quali sono state le sue ferite, tra virgolette. Pensate che lui è stato almeno un paio di mesi in coma, Peppino? No. Di meno? Un mese. Un mese, sì. Ma così non si direbbe, ma tu hai avuto. Dunque, io ho riportato questa mandibola fratturata, i miei denti non ci sono più, ho tutto ferramento e colori. Quest'occhio è stato rimesso a posto perché era andato fuori, trauma cranico. Questo braccio che indietro non riesco più a buttarlo, esportazione della milza e accorciamento dell'intestino. E 5 ernie alla colonna vertebrale. Ecco, questo è quello che ho riportato. Vi posso dire soltanto una cosa. Era stata prenotata la sesta bara per me, perché si pensava che io non mi risvegliasse più. Ma qualcuno lassù non mi ha voluto ed eccomi qua. E credo che il mio compito sia quello di continuare questi incontri con voi e informarvi, documentarvi di cose spiacevoli a dirli, ma si devono dire perché la verità va detta, anche se non è piacevole, anche se qualcuno storce il muso, non mi interessa. Io la verità la dico e la dirò sempre. Allora possiamo anche fermarci qui. Io cedo la parola a Ruggero Cataldi per Niente. Un saluto finale. Vi ringrazio, grazie. Vi ringrazio davvero tutti, ringrazio soprattutto voi ragazzi, voi alunni, perché possiate mantenere nella vostra memoria questa giornata, una giornata particolare che nasce da una collaborazione tra un'associazione che si chiama Adotta il tuo paese e le istituzioni, l'istituzione del comune, le istituzioni delle scuole. Grazie davvero, grazie professoressa Ucci, grazie Peppino Costanza e grazie Sandro Tacinelli. E alla prossima ci rivedremo per continuare questo discorso che è formativo e quindi questa collaborazione scuola-territorio. Grazie.